è vero che qui ci fu un altro terremoto? C'è stato un altro terremoto. E il paese di San Giuliano era questo posto qui? È sposta a 500 metri, meno di un chilometro. Qui Pandasi. E quindi andarono lì perché qui c'è stato il terremoto? E poi siete tornati? Siamo rinnovati qui. Volevamo salutarlo. Buongiorno. Buongiorno. Di dove venite? Da lontano, lontano. Ah, grazie. Siamo venuti grazie. A dare un po' di... Grazie. Di così, grazie. Sorriso, grazie, un po' grazie. Di gioia. Beh, auguri. Qua veramente la tristezza è troppo lunga. Sì. Perché sono quello che è successo a San Giuliano. Dopo tutti questi anni ancora si fa difficoltà, vero? Anche mio nipote è rimasto sotto le macerie. Adesso insomma si è rimessa bene, è stata a Roma 6 mesi. Suo nipote? Al bambino Gesù. Ai? Ho capito. Ci scordiamo la coppola. È permesso? Grazie. Sono il dottor Francis. Semplicemente basta dire questo. Con un po' di presunzione posso dire che un pizzico di dolore l'ho provato anch'io, come penso l'abbiamo provato tutti quanti qui. Quindi so quanto è difficile ridere in alcuni momenti di sofferenza e soprattutto far ridere una persona. Questa forse è una delle cose che mi è mancata di più a me personalmente in questi periodi, diciamo, un po' più brutti. Quindi il solo fatto di poter dare un piccolo sorriso a qualcuno mi fa stare molto contenta. Abbiamo sperimentato nel periodo del terremoto del Molise, per esempio, con Angelo, che è stato uno degli estratti vivi delle macerie, che tutto quello che abbiamo fatto è siamo rimasti a guardare la sua sofferenza in quel momento. Lui strillava. Non potevamo assolutamente agire, infatti, persone che prima avevano cercato di farlo ridere o sorridere hanno semplicemente rinforzato la sua crisi. E il nostro entrare è stato di ascolto, guardare, avere questo atteggiamento che ci troviamo davanti a un'opera quasi sacra. Non abbiamo detto assolutamente nulla, silenziosamente abbiamo creato rapporto empatico, ci siamo messi nella posizione di poter essere pronti a fare qualcosa. Quando lui ha voluto, ha raccolto un nostro gesto e ha cominciato a sorridere, ha cominciato ad aprire le braccia e ha cominciato a comunicare con noi. Se l'approccio diventa anche non verbale e se questo non verbale diventa un approccio di tipo mimico, l'ascolto, l'approccio all'ascolto, e nello stesso tempo che tu guardi la mamma fai anche, per dire, sbarri gli occhi davanti al bambino perché lui ha fatto una sua mossetta e tu vedi, lo guardi meravigliata e ti piace questa cosa qui. Questo poi ritorna come un boomerang alla madre e la conversazione fra me e la madre diventa molto più facile, decisamente molto più facile. Si può iniziare a fare delle attività, mettersi in comunicazione con le persone che soffrono, sono in difficoltà se prima non lavori su te stesso. Sono tantissimi anni che mi occupo di arte nel sociale, sono oriundo, cresciuto in Svizzera, a Ginevra. Viaggio tantissimo, non ho patria perché sono passato diversi anni a fare l'artista di strada, dalle strade parigine, londinesi, a fare il mimo, ma era quando non era folklore, non era un modo per poter fare un evento, ma era un modo di vivere. Era il bisogno di un artista di esprimere se stesso
e cercare di entrare in comunicazione con il mondo. Una comunicazione che spesso non passa attraverso le parole, attraverso il movimento molto. Ed è lì una grossa ricchezza, perché in India si comunica spesso con lo sguardo, con le mani. Arrivavano molti messaggi molto più chiari di quanto non arrivassero quando comunicavo con le persone in Italia. Ma Svetlana, come se mi avessi dato 1.000 euro, solo mi dava la mano. Ha detto un'altra cosa importante, cioè averla stretto la mano vale più di 1.000 euro? Eh sì, una cosa che uno ti stringe la mano, senti la sua forza, il suo benessere, lo sente bene. Siamo all'interno del reparto di psichiatria dell'ospedale Grassi di Roma, dove si è svolta giusto adesso la performance di Mime Care, di Mimo, insieme ai nostri pazienti, in un reparto dove i pazienti, potete immaginare, sono ricoverati perché stanno in questo momento piuttosto male. L'uomo è un animale sociale, ha bisogno, necessita di contatto con gli altri. Individua in questi, negli altri possibili, una fonte di benessere, e comunque questo è deputato alla sopravvivenza, non si può stare senza questo. Naturalmente in condizioni di maggiore malessere, di vero malessere anche molto intenso, quale può essere in questi momenti di fase della vita dei nostri pazienti, la necessità di una relazione e l'intravedere una figura potenzialmente come più saggia, meno vulnerabile, è estremamente importante. Prima di tutto c'è la relazione, in psichiatria più che in ogni altra branca della medicina. La relazione si fonda su alcuni aspetti imprescindibili: attenzione, considerazione, l'esistere dell'altro deve esistere dentro di noi, e questo può avvenire anche all'interno di un percorso terapeutico che deve essere preciso, anche attraverso, per esempio, performance di questo genere. Il camice bianco che vedete che porto vi deve suggerire che nel nostro impegno quotidiano siamo di fronte a situazioni molto severe, dove i tempi sono sincopati, molto contratti, e i pazienti a volte devono intravedere in un tempo brevissimo, in una frazione di secondo, una figura imparziale, di garanzia, non minacciosa, che funzioni solo a tutela propria della persona che sta male. E tutto quello che soggiace alla tutela di uno psichiatra, di uno psicoterapeuta, tutto quello che sta dentro questa area è naturalmente percepito come non minaccioso. Una delle applicazioni più interessanti della psico-neuroendocrino-immunologia è proprio il ridere terapeutico, perché questa neonata scienza ci mostra appunto lo stretto collegamento tra questi sistemi dell'organismo, e le ricerche in quest'ambito hanno fatto venire alla luce evidenti modificazioni nell'organismo, ad esempio a livello del sistema immunitario, indotte dalla risata. Sono stati somministrati filmati comici a dei pazienti, e è stato rilevato tramite un'analisi salivare un elevato aumento di immunoglobuline A. Questo a livello scientifico è la dimostrazione palese di come il ridere e le emozioni positive in generale producano dei cambiamenti significativi nell'organismo. Senz'altro è utilissimo, sia ancor più di fondamentale importanza una formazione a questo tipo di approccio per i pazienti, per gli operatori, perché cambierebbe forse un po' le carte in tavola di tutta la relazione che si instaura durante il ricovero. Ultimamente, nell'ambito della terapia del sorriso, stiamo sviluppando un programma che si chiama Contatto. Va a evidenziare l'importanza di qualsiasi tipo di strumento che viene utilizzato, di usarlo realmente con grande sensibilità e tatto. In questo programma stiamo cercando di dare grande attenzione all'importanza dell'ascolto, di cercare di capire e aspettare i suoi tempi,
e fare in modo che sia lui a voler, la persona che ne deve trovare beneficio, a cercare te e cercare di avere un contatto con te. Qualche altra reazione che abbiamo avuto fino adesso come lavoro? Qualcosa che vi ha un po' colpito, qualcosa dice, questa sensazione è nuova? Un esercizio particolare? Man mano che ti soffermi a abbracciare una persona un minuto di più, a guardarla un attimo di più negli occhi, è un passo avanti che fai nell'affrontare, cioè nel soffermarti più un attimo dentro te stesso, con una tua emozione, quindi è qualcosa di insolito che vedi in te in quel momento. Benvenuti con noi a questo pomeriggio. Allora, abbiamo iniziato con una cosa commovente e bellissima, i sorrisi che cambiano la vita. E il filmato che abbiamo appena mandato in onda raccontano come sia vero questo, che basta aprirsi a un pensiero positivo, a una gioia, e uno può anche migliorare in condizioni di vita difficili. Abbiamo visto il grande lavoro del Mimo Francis in mezzo ai disabili, agli anziani, ai bambini, e in questo pomeriggio continueremo a parlare di come aiutare. Touched by every tree, but my eyes could see.